Apriamo subito con questa notizia. Monitorare le conseguenze fisiche dell'esposizione degli astronauti all'ambiente ostile dello spazio è cruciale per la salute degli astronauti. Abbiamo visto per un momento i due gemelli astronauti, Kelly, ma consentirà anche di migliorare la nostra comprensione della fisiologia umana. Si è detto al convegno di Firenze costruire una civiltà nello spazio, organizzato da Solaris Aerospace, Fondazione Internazionale Menarini, la NASA e FIGSM. Nello spazio la fisiologia umana cambia per adattarsi ai risultati di una forte accelerazione dell'invecchiamento, anche di 10-20 anni, osservando che lo stress ossidativo che ne deriva, in particolare dalle radiazioni ionizzanti che penetrano in migliaia di cellule a dosi elevate, altera la funzione dei mitocondri, unità di produzione di energia della cellula, e di conseguenza anche il metabolismo di carboidrati e lipidi. Inoltre danneggia il DNA, modifica l'espressione dei geni, altera la lunghezza dei telomeri, i cappucci che proteggono i cromosomi dalla degradazione e che influiscono sulla longevità. E se la medicina spaziale sta ancora muovendo i primi passi, la buona notizia è che siamo anni luce più avanti rispetto a quella terrestre, quella di precisione, così come molti la conoscono. La ricerca spaziale, infatti, ci sta fornendo nuovi strumenti per realizzare interventi personalizzati in tema di alimentazione, attività fisica, farmaci, in modo da prevenire le disabilità e l'analisi della capacità degli esseri umani di adattarsi a situazioni estreme di stress sta ampliando anche le nostre conoscenze sulla neuroplasticità e sui meccanismi che il sistema nervoso impiega per mantenere l'equilibrio di fronte alle sfide uniche dello spazio.